Buongiorno, eccoci. Oggi un po' in ritardo perché ho risistemato un po' il negozio, che ci sono arrivati dei cappellini nuovi. Vi ricordo che noi facciamo i cappelli sempre dalla nostra cappelleria di fiducia, che è la cappelleria che sta a Lucca, l'unica credo in Italia ormai, perché Borsalino, come sappiamo, ha vendute giapponesi, non sappiamo la produzione, quindi se verrà fatta quest'anno. Bene, dopo di questo vi dico che oggi mettiamo insieme un bel rossettino. Allora, io avevo pensato al colore 19. Ah, prima di tutto devo mettere il timbrino qui alle mie sopracciglia, che ieri l'avevo dimenticata al negozio, quindi ecco, questo era il mio personale. Quindi timbrino, sopracciglia sempre, pettiniamola in su, timbrino a riempimento naturale, che eccolo qua. Perfetto, anche qui. Ecco qui, ieri mi sono appuncicata con la pinzetta, quindi c'ho l'imperfezione. Bene, ho usato un ombretto molto nude come gli altri giorni. E siccome ho questo vestitino che è sui toni del rosso, rosa, viola, un po' un color tra il no, proprio magenta. Tra il rosso e il rosa, ho optato per il 19 Nuba lipstick, sempre che rimane 24 ore, ovviamente sul labbro è un pochino più scuro perché la mano è più chiara, oppure anche un 22, perché non mi dispiace in questo periodo, che è un po' un autunno particolare, un'ottobrata romana, diciamo, come era una volta, quindi credo che sia il più giusto. Diciamo che in alternativa possiamo mettere anche un refletta molto bello, che è questo qua, che è il numero 18. Loro che cosa hanno? Questo sapore molto zuccheroso. Quando lo mettete, lo sentite subito, sentire questo odore zuccheroso. Non si fissano perché sono lucidi, ma rimangono comunque. Ovviamente un pochino si appiccicano alla mascherina, mentre comunque il lipstick rimane un pochino di più. Allora, per fare un contornino al lipstick, che possiamo mettere anche soltanto così, io userò una matita Laila. Vi ricordo che le matite Laila sono buonissime. Io le prendo sempre per le labbra e durano parecchio. Non costano tanto, vengono 7 euro. Altrimenti, in alternativa, sono uscite due tipi di matite Numba, la 25, allora la 26, scusate, vediamo qui che colore è la 1. No, la 1 è black. Bene, e non è questa. Perfetto. Allora, sono uscite la 26, che adesso vi faccio vedere. Allora, matita Nuba è il doppio di una matita normale, dura perché si fissa, è un pochino aranciata, vedete? Per chi ama comunque i rossetti che sono un po' perlati anche d'inverno, rosa perlato, quindi la mettete e si sfuma tranquillamente, è la 26. Altrimenti io ho ordinato la 25 che è secondo me buonissima. Che però a noi in questo momento non è adatta perché è sul fucsia, vedete? La potete anche mettere, diciamo, con il lucido va bene, perché se io ve la metto in prossimità del lucidino, eccolo, potrebbe essere lei che è perfetta, o la potete mettere anche prima del mille baci numero 15, che è proprio un fucsia. Ricordiamo che vengono 22,90, noi le facciamo scontate 18 euro, ma vi durano il doppio di una matita normale. Stessa cosa per la matita 21. Ecco, la matita 21 potrebbe essere la nostra. Questo colore lo fanno Nuba e Chanel praticamente, che è un colore tra il terracotta e il nude, che va bene per tutti, eccolo qua, per tutti i tipi di rossetto. Volendo, io che voglio mettere o il 19 o il 21 lo possiamo sfumare, però mi rimane ancora più scura. Quindi io oggi opto per una Laila. Allora, visto che è un rossetto un po' terracotta, diciamo, quello che voglio mettere, vorrei utilizzare la matita numero 7, che dovrebbe essere proprio la sua. Vedete?
Rimane un pochino più scura, però ci possiamo fare bene il contorno. Allora prendo il mio specchietto Maxi, altrimenti non ci vedo bene. Ecco qui, partiamo da sotto. Allora io adesso farò così, ecco. Sotto, centrale, poi bordini. Allora, per mettere la matita appoggiatevi con il mignolino in questo modo qua, in modo che la riga vi viene dritta e non facciamo questa cosa ondulata. La sfumiamo anche un pochino nell'interno. Anche così, non perfettissimo. Sempre centrino. Lato, lato, ecco qua. E adesso possiamo mettere il nostro lipstick. Abbiamo detto che mettiamo un colore più autunnale, che è il 22. Ecco qua, come vedete è un colore bello grintoso, però in questo momento che è una via di mezzo tra l'inverno e l'autunno, perché un giorno piove, un giorno non piove, un giorno c'è acqua, un giorno no, potrebbe essere un'idea. Poi sopra, io vedete, ho messo soltanto l'ombretto, possiamo mettere all'interno una matita chiara come faccio io in genere, oppure potete sfumare sempre con una matita marrone. Allora, in realtà potete anche metterci il viola. Io ultimamente utilizzo sempre bordeaux o magari rosso e viola. La mettete anche qui un pochino all'interno, in modo che fa l'occhio più profondo e ci dà un po' più l'idea del trucco più completo, anche se è un trucco veloce. Ecco qui, vedete l'occhio comunque viene un pochino delineato. E poi io utilizzo sempre il mio Maxi Tech, che vi ricordo è in confezione a soli 20 euro, scontato da 29, con pochette, portaocchiali fantastica col girabrilla. Pagate solo il mascara e regala la matita nera, che soltanto la matita costa 15 euro praticamente, che è sempre nuova, lunga tenuta, che si fissa in 60 secondi. Ecco qua, questo è il nostro Maxi Tech. Vedete io perché lo amo? Perché a parte l'ho cambiato, adesso ricordiamoci, l'ho preso venerdì. Oggi che giorno è? Aspettate che lo guardo. Oggi che giorno è? Boh. Oggi dovrebbe essere 12. Vediamo. Ve lo dico quando mi si accende il post. Allora, oggi dovrebbe essere 12 ottobre. Ricordiamocelo, vediamo quanto mi dura. Io vi ricordo, me lo metto tutti i giorni. Però dura tanto perché basta la passata la mattina, non dobbiamo ripassarlo più durante la giornata. Non cola. Non è waterproof, ma rimane parecchio. Io lo amo perché, ecco, già messo e mi fa con una sola passata già l'effetto farfalla. Ecco qua. Io l'altro credo di averlo preso a giugno, poi volevo cambiare, mi volevo prendere il Collister. Poi abbiamo visto la situazione Collister, non mi era piaciuta. E quindi sono tornata sul mio Maxi Tech. Quindi da giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre mi è durato 4 mesi. Infatti, una media dura 4 mesi. Perché ricordo che sono 18 ml, non 9 come fanno in genere i mascara, come fanno le altre ditte, insomma, che anche se vengono 11, 12, 15, 16, ma
c'è meno prodotto all'interno, quindi siete costrette poi a ricomprarlo subito. Poi vi ricordo che Nuba non è testata su animali, è nickel free. E la cosa più importante, il mascara ha tanto prodotto e non si solidifica dopo 2 o 3 volte che lo avete messo. Ecco qua. Questo è il trucco Maxi Tech. Anche oggi ci siamo truccate insieme. Ah no, oggi metterò un profumo particolare. Non so se ve ne ho parlato, non mi ricordo. Ma noi sicuramente vi ho fatto il video della nuova linea che abbiamo preso, dove ha all'interno soltanto essenze, tra cui l'Ambra, che è la nostra preferita. Già li abbiamo terminati, quindi vuol dire che è un profumo che già, insomma, è stato capito. E la Vie Rêvée, che era a base di bergamotto. Io adesso sono andata in questo proprio periodo, in questo momento in cui siamo preoccupati per quello che succede, ma vogliamo uscire fuori, vogliamo uscire fuori. Io ho scelto patchouli. Allora adesso ce lo vaporizziamo insieme. Chi vuole può venire a sentirlo. Ah, buonissimo. Allora, è sempre parte con una testa di bergamotto, patchouli e sandalo, quindi un concentrato, e esce fuori la vaniglia e il cocco. Allora, a me, una volta messo sulla mia pelle, il mio pH agisce e si sente tantissimo il patchouli a contrasto col cacao, che è una cosa fantastica. Voi, se volete venire a provarlo, vediamo come reagisce sulla vostra pelle. E niente, vi aspetto. R&D Profumeria, Centro Commerciale La Palma, La Dispoli, per qualsiasi cosa. Vi ricordo che borse, foulard, cappelli, camicie facciamo consegna gratuita in tutta Roma con il servizio taxi, eppure in tutta La Dispoli, ovviamente nelle zone limitrofe. E potete, io pubblico sempre il mio numero perché contatto direttamente io, non ho persone che fanno da tramite, quindi potete chiedermi quello che volete. Sono sempre a vostra disposizione. Un abbraccio e buona giornata!